spettatore, è finita da pochissimo la partita. Qual è la sua sensazione al termine di questa sconfitta? Sono nero, sono incazzatissimo. Una partita che non devi mai perdere, mai. Già il pareggio poteva essere un risultato che ci andava stretto perché noi cercavamo di fare la partita e poi su una disattenzione hai preso gol e torni a casa con grande amarezza e mi dispiace per i tifosi, mi dispiace per il presidente, ma dobbiamo combattere partita dopo partita, punto per punto, per arrivare al più presto alla salvezza. Guardiamo subito avanti, sarà una settimana difficile con due partite, la Roma e poi il Parma. Abbiamo una partita difficilissima contro la Roma e uno scontro diretto con il Parma. Domani si rilavora, domani mattina e ripartire con un'incazzatura giusta. Ecco, questa è la situazione. Spero che abbiano la nostra stessa rabbia, la rabbia della società. In campo vanno loro. Che devo dire? Cioè, una partita che non ha un commento tecnico perché azioni gol non ci sono state da nessuna delle due parti, hai cercato di far possesso palla e poi vai a prendere un gol su una disattenzione clamorosa che è pesante, pesantissimo, all'86esimo non ti dà l'opportunità di reagire e torni con questa grandissima amarezza.